Ultimo incontro dei dialoghi con la città che il cardinale Crescenzio Siepe, nel periodo di avvento e preparazione al Natale, tiene ogni anno in luoghi e settori diversi della società per affrontare specifiche problematiche. Questa mattina l'arcivescovo di Napoli ha incontrato il mondo del lavoro nel complesso industriale della Whirlpool in via Argine. Il lavoro per la dignità e il riscatto sociale, questo è il tema del dialogo. È la dimostrazione che la parola speranza non è una parola vana, che quando si riesce a concretizzare attraverso progetti, attraverso una serie di iniziative che non solo non sono soffocate dalla crisi, ma riescono a reagire e a incrementarsi, allora questo rappresenta il volto bello di una città, ma che può suscitare nel cuore di tante persone che si sentono alle volte anche giustamente così un po' abbandonate, un po' pessimiste, che è possibile realizzare qualche cosa di positivo per la crescita e la maturità della nostra comunità cittadina. Ad accogliere l'arcivescovo, i dipendenti della fabbrica e il direttore Andrea Comai. Ma per noi, per me come professionista, per l'azienda, per i lavoratori della fabbrica è stato un onore e un privilegio accogliere questa possibilità. Il significato che diamo a una giornata come questa è di grande sensibilità nei confronti di un mondo di lavoro che si impegna per la responsabilità concreta in una città come Napoli e offre concreto futuro con un investimento solido. Siamo la fabbrica in cui Whirlpool sta investendo 25 milioni di euro in questo momento, stiamo lanciando il nuovo prodotto proprio oggi e quindi il significato di questa giornata è quella di ricordarci come questa responsabilità e questa capacità possa essere un vanto, un orgoglio per una città come Napoli e una possibilità concreta per un'azienda come la Whirlpool di creare valore in un momento difficile come questo guardando al futuro.